own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Ragazzi, sono Mattia Lemo e benvenuti in questo nuovo video news. Sto registrando stavolta veramente con anticipo. Sto registrando il martedì perché non vedevo proprio l'ora di dirvi le news del Pokémon Present. Mamma mia, ragazzi, cos'è stato? Di tutto, di più, tipo di tutto. Non sto più nella pelle, raga. Si pensa comunque sia che siano introdotte anche le mega evoluzioni. Perché il professor Rowan appunto studia l'evoluzione, quindi speriamo siano reintrodotte in questi nuovi remake. E noi, ragazzi, ci vediamo con la reaction di questi capolavori che a mio parere sono veramente pazzeschi. Eccomi qua, ragazzi, mamma mia, dura 20 minuti, non vedo l'ora. L'ho visto una volta, però capite che wow, qua stiamo ripercorrendo tutte le avventure passate. 1996, Pokémon rosso e verde e il Game Boy Color. Ma allora, le carte Pokémon, ecco la serie animata, il film Pokémon blu e giallo, Nintendo 64 con Pokémon Stadium, credo. Ok, ma ragazzi, cosa non è stato questo Pokémon Present? È qualcosa di epico. C'è Pokémon Snap, Pokémon Oro Argento del 1999, carte Pokémon, serie animata, Pokémon Master Quest. Master Quest. Qui ovviamente i giochi Pokémon, gioco che secondo me lo ricordo, però. Cosa non è stato? Wow! Questo qua è l'Explorer, se non mi ricordo male. Pokémon Green Zaffiro 2002. Mamma mia, quell'anime, ragazzi, Pokémon Smeraldo. Qui si iniziava a giocare in 4. Eccolo qua, raga. Nintendo DS, Pokémon Diamante e Perla, Pokémon Giallo. Eccolo qua, 2006, Diamante e Perla. E qua gli scambi, le carte. Ah, quell'episodio! Che ne dici, inferno? Diamo a poi una dimostrazione della tua vera potenza. Mamma mia. Sì, mi ricordo che potevi allenare il Pokémon portando il tuo spasso. Allora, io vedi 2010, bianco e nero. Ma che cavolo. Bianco e nero, sinceramente, la sai che mi piace di meno. Bellissima, sono pareri personali, ovviamente. Sono
Pokémon avventure tasti, ce l'ho, avevo comprato il gioco solo per la tastiera, avevo. Intanto la musichetta è spacca. Ecco qua, 2013, Pokémon Evolution. Anche questo che gioco anche erano. Gura! 2009, Gazzacchi Ruaipa. Questi qua erano pazzeschi. Pokémon... come si chiama? Pokémon Alpha Academy. Poi Pokémon Tekken, non mi sbaglio. Perché qua sono i vari Pokémon che hanno fatto per cellulare Android. Ma ragazzi, sto piangendo dentro, vi giuro. Mi sento tristissima. Quanti anni sono passati? 2018? Sembra solo ieri. Pokémon Sole e Luna. Pokémon Ultra Sole e Luna, Pokémon Let's Go. Questo qua è Magikarp Jump. Pokémon Pokémon ah, tra l'altro ci sono dei lì che parlano, beh, si pensa che deve uscire un Pokémon Detective Pikachu 2. Quindi speriamo bene, dai, c'è il gioco che di più. Wow, ma cosa non è stato questo cosa, ragazzi. Ci tengo a far vedere tutto perché è pazzesco. Cosa non è stato, cosa non è stato, il poker, quante cose hanno fatto dei Pokémon, raga. Hanno fatto veramente fortuna. Wow. Eccoli qua, tutte le cose che abbiamo praticamente vissuto. È già a casa. Pokémon 25esimo anniversario. Oh, pazzesco. Hello everyone. Ciao amico. I'm Ishihara from the Pokémon. Come va? February 27th is the date Pokémon Red and Pokémon Green. Eccoli qua, tra l'altro, i Pokémon di prima gens, anche il migliore a mio parere. Eccoli qua, rosso e verde. An astounding 25 years have passed since the Pokémon series was born. We've shared so much with you over the past 25 years. Qui fanno vedere tutti, ovviamente, tutte le persone che hanno fatto felici. Ragazzi, schifo un po' perché alla fine c'è questo che parla, quindi... Perché questo qua è l'ultimo trailer che stanno facendo vedere di Pokémon Snap, che poi è un altro nome, Pokémon. You won't be alone. Professor Mirror is doing research in the Lentil region, and research team members Rita and Phil are there to support you, so you're in good hands. Cioè, ragazzi, ci sono nella mia Pokémon. Let's get that research started. By watching wild Pokémon, you can discover behaviors and expressions that are rarely seen. Intanto scritto un pochino. Eccolo qua. Attenzione, ho mandato avanti proprio nel punto clou. Il punto X, eccolo qua, all'interno di S, eccoli ragazzi, la os, il Team Galassia, lì stiamo andando alle Vepoli, Evopoli, oh, ragazzi, guardate, oddio, no, quanta roba, ragazzi, ci sono tra l'altro anche dei riferimenti, che sono diciamo degli easter egg che sono sembrano riferite a Pokémon Platino, quindi magari una sorta di DLC. No raga, ma tanta roba c'è, è una sorta, come avevano detto, è una sorta di Pokémon Let's Go e Oh, l'avevano detto, alla fine avevano ragione, era quella, il nome corretto è quello, poi è un altro nome, però è Let's Go e Oh, è Let's Go Sinnoh.
perché vedete che comunque sia la grafica è uguale, i personaggi sono uguali, le miniature sono uguali. Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl, wow, bellissimo, bellissimo. Pokémon Diamante Brillante, se non erro, se mi ricordo bene. Butta note story. E poi ragazzi, non è stato tutto quello, non è stato tutto quello, anche perché ai fan non sono piaciuti più di tanto, perché comunque sia la grafica è ancora uguale a quella di Pokémon Let's Go, 4 anni fa. Quindi diciamo che non l'hanno apprezzata, ma questo qua ovviamente, questo qua è il gioco che tutti noi stavamo aspettando. Questo qua è il gioco, primo gioco della saga Pokémon. Il primo gioco della saga Pokémon che tutti noi abbiamo sempre desiderato. Guardate intanto di cosa sto parlando. Eccolo! Ecco, ragazzi, guardate, è uguale. È simile a Zelda Breath of the Wild. Infatti, se non mi sbaglio, stanno lavorando in collaborazione queste due case produttrici, tra The Pokémon Company e il produttore di Zelda, il primo gioco Pokémon open world della storia. Ho 26 anni e siamo qua con questo gioco open world creato da queste due veramente case produttrici, questi due colossi, e mamma mia, posso dire che il viaggio continua. Tra l'altro questa qui dovrebbe essere una Sinnoh prima, dovrebbe essere quello che è accaduto prima dei giochi Diamanti e Perla che noi conosciamo. Dovrebbe essere comunque sia una Sinnoh prima del passato, di quella che noi conosciamo. Infatti qua, come vedete, c'è il Pokémon primevo Arceus, che è colui che ha creato praticamente il mondo e i Pokémon. Pokémon Leggende Arceus, wow ragazzi, tanta roba c'è, è pazzesco. All'inizio del 2022 tra l'altro esce, quindi tanta roba. E come vedete c'è anche questo nuovo, questo nuovo personaggio che sto parlando, che noi non conosciamo. Comunque sia, quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto, quindi direi che possiamo concludere qua. E ma ragazzi, tanta roba. Niente, bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ma ho dimenticato appunto di dirvi la news su PlayStation, cercare di fare più velocemente possibile, so che non c'entra niente con Pokémon e ho deciso di fare due video o meno. Sarò velocissimo, intanto stiamo facendo la reaction a Final Fantasy 7. Allora, passo subito sui giochi. Il primo è Final Fantasy 7 Remake Integrated PS5 versus PS4, Final Fantasy 7 First Soldier. La battaglia per scoppia è scoppiata nel cuore del reattore Macro, ha liberato in oltre che Final Fantasy 7 Ever Crisis torneranno sia devastanti soddisfatti del sunto in 6 minuti. Che le spettacolari limiti. Poi Pokémon Diamante Lucente e Stadio Splendente, il trailer. Le leggende Pokémon Arceus, il in italiano. Evento Pokémon di tutti gli assunti in 4 minuti, che è stato annunciato, poi c'è On War, tanto tipo avanti, tanto per farvi vedere a voi. Allora, questo qui è Monster Hunter Rise. Allora poi, perché si usano le schede video? Questo qua dopo lo vediamo, il trailer. Poi c'è Proxima Universe Gigantesco, Proxima Universal Gigantesco, soprattutto Open World, che è bello, però non voglio fare la reaction perché non sarebbe troppo lungo. Poi c'è Monster Hunter Rise Sfida MH World, Caccia Grossa, Final Fantasy 7 Over Crisis, Final Fantasy 7
quindi boh, sono dei veri, poi Pokémon come non li avete mai visti, uno stato mostruoso, praticamente c'è questa statua di Venusaur, Mega Venusaur, veramente enorme. Poi Elden Ring, cosa livello di gameplay di Trial, poi Pena Success 5, sempre una mega video. Tagliati in Zelda, cronologia, riassunto della serie, della saga. È stato fatto questo riassunto dai ragazzi di Eugei di tutte le avventure di Zelda. E come ultima news, Elden Ring Leak inarrestabili, mitologia, mappe e tanto altro. Ok, questi qua erano le news per PlayStation. Qua intanto stiamo vedendo il gioco di Monster Hunter, che tipo subito avanti, cioè il hype poco possibile. Questo qui è quello che vi stavo dicendo prima, delle schede video, veramente molto molto utile. Se si rompe una di queste, si è un po' nella tutta, se sono come quelle del computer almeno. Sono un bel po', fanno vedere un po' come funziona, ma penso che voi lo sapete meglio di me, quindi vado avanti. E non va avanti. Ok, sono andato un po' avanti, raga, questo qui è interessante come gioco, è Oddworld Soulstorm, che sono dagli zombie, a quanto vedo, però mi piace un po' come meccanica, molto molto simile a Super Mario, che è interessante. Vado avanti, dovrebbe esserci evento PS5. Sono fatti che sono se ho sbagliato io, mannaggia. Ok ragazzi, eccolo qua con Xena, che ho cominciato giusto, Xena Bridge di PS5, allora, che è veramente una bellissima meccanica, molto interessante. Wow, guarda qua, sto assistendo al gioco, non voglio soffermarmi tanto perché altrimenti mi non vedi 40 minuti e non voglio, quindi ci vediamo al prossimo. Ok ragazzi, eccomi qua con il Final Fantasy VII Steel Soldier Battle Royale per iOS. Ok, eccomi qua, questo qua è il gioco per iOS e Android. Mamma mia! Oh! Ho detto anche una parolaccia, ma l'ho sicuramente tagliata, quindi... Beh, questo film l'avete visto, no, passo al prossimo, questo qua lo spera tutto open world più grande di sempre. Proximo universo, gigantesco, spera tutto open world, wow! Pazzesco, bellissimo, non so se ce ne sono già stati, non lo so, ma volevo fare un video corto, ci è venuto più lungo di tutti gli altri, quindi si vede che è bello, poi essendo uno sparatutto non è proprio il mio genere di gioco preferito, ma va bene. Niente, dai ragazzi, inizio a salutarvi, che ho già il video che è lunghissimo. Per quanto i robot di cui si potranno sette mettere i panni non sembrino particolarmente tantissimo, ispirati sette minuti più artistico, nel gioco 13. Arriverà anche un menù dedicato. Va bene, ciao ragazzi, allora io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate dei nuovi giochi annunciati dal Nintendo al Pokémon Present. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a Matteo Remo. Ciao!